Ciao e benvenuti ad un nuovo video! Un baby monitor è un dispositivo che i genitori utilizzano per vedere d'occhio i loro bambini che dormono quando non sono nella stessa stanza. È interessante notare che nel corso degli anni ci sono state numerose segnalazioni di genitori che hanno sentito dei suoni strani e inspiegabili attraverso i loro baby monitor. Oggi ti mostreremo le 20 cose più inquietanti che sono state catturate dai baby monitor. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 20. In questo video vediamo uno dei genitori che guarda il baby monitor mentre il suo bambino cerca di addormentarsi. Ma ad un certo punto accade qualcosa di abbastanza inquietante. Dopo pochi secondi dall'inizio del video, mentre il bambino è ancora sveglio e si muove, il suo amato e apparentemente innocente orsacchiotto si muove in modo così sottile, ma con determinazione da sorprenderti. Qual è la prima cosa che ti viene in mente quando vedi questo filmato? Potrebbe essere l'opera di uno spirito, o magari di un demone, e potrebbe essere malevolo? I genitori che hanno caricato il video affermano di non aver mai manipolato nulla e che ciò è realmente accaduto. L'orso vicino al bambino potrebbe essere posseduto? Chissà. Ma questo è probabilmente uno dei momenti più inquietanti che puoi vivere quando improvvisamente assisti a qualcosa di paranormale che accade accanto al tuo bambino. Numero 19. Questa famiglia di Highland, Michigan, ha condiviso la storia di un uomo che viveva nella casa prima di loro ed è morto gettandosi da una finestra. Da allora la famiglia afferma che la loro casa è infestata dai fantasmi e hanno vissuto diverse esperienze terrificanti. Una notte, la loro bambina di 15 mesi si è svegliata dopo che una figura trasparente camminava vicino alla sua culla, cosa che è stata catturata dalla telecamera. Quando i genitori hanno visto per la prima volta il filmato della figura trasparente, sono rimasti terrorizzati. I genitori affermano anche di essere stati graffiati dal fantasma più volte e alla fine hanno dovuto chiamare una squadra paranormale. Sfortunatamente la squadra non ha potuto fare nulla per risolvere la loro situazione e non sono riusciti a sbarazzarsi del fantasma che camminava vicino alla culla. Per questo motivo i genitori hanno deciso che era meglio trasferirsi poiché non riuscivano più a dormire normalmente. Numero 18. Quando guardi le riprese della telecamera, che cattura qualcosa nell'oscurità in generale, la tua mente a volte può giocarti però dei brutti scherzi. Detto questo, quando guarderai il prossimo filmato, vedrai che sembra esserci una creatura inquietante che si aggira sopra la culla del bambino. Quando i genitori di questo bambino lo videro per la prima volta, chiamarono la nonna per avere un secondo parere. Quando la madre entrò nella stanza e decise di accendere la luce, la creatura scomparve dal nulla, il che fu un momento piuttosto inquietante. Questa è stata anche l'ultima volta che la madre ha avuto un incontro con questa strana creatura che aleggiava sopra la culla del suo bambino. Per scoprire cosa fosse questa creatura, controllarono le lenzuola e pulirono l'intera stanza. Nessun riflesso, nessuna polvere, eppure ogni volta che il bambino andava a dormire appariva un volto o una creatura strana, sempre in un momento specifico. Quando varie persone online hanno visto questo video, hanno notato che somigliava a quello che avevano visto durante il sonno. Credevano che fosse infatti un demone della paralisi del sonno. Anche questo ti sembra familiare? Facci sapere nei commenti. Numero 17. Quando un bambino cresce e guarda un film dell'orrore, avrà dei terribili flashback sul volto del demone che lo fissava ogni notte nel sonno. Riesci a immaginare di essere il genitore di questo bambino? Girarti pacificamente nel sonno e guardare stordito il tuo bambino addormentato, solo per vedere poi una faccia terrificante che guarda nella culla del bambino? Anche le persone che non credono nel paranormale e nel soprannaturale si sono spaventate dopo aver visto questo video. La donna dice anche che questo evento, in cui ha filmato questo volto sul baby monitor, ha sconvolto la sua vita. Alcuni pensano che possa essere una maschera, oppure sperano che il video sia stato montato con l'animazione digitale. Ma molte persone nei commenti concordano sul fatto che si tratta di un demone del sonno e che loro stessi hanno sperimentato delle cose simili. Se tu, da adulto, ti girassi e vedessi quella faccia nella tua stanza o accanto a te nel letto, probabilmente non riusciresti mai più a dormire. Numero 16.
Quando questa piccola famiglia si trasferì a Springfield nel 2015, apprezzarono la pace che la loro casa di periferia aveva portato loro. Questo finché la loro casa non fu invasa. Ciò è accaduto non una, ma due volte in soli 6 mesi. Oltre ai segni di effrazione, l'intruso è stato colto in flagrante dal baby monitor mentre vagava per la casa. Il baby monitor era lì per tenere d'occhio il loro bambino di 4 mesi. Nel bel mezzo della giornata, il ladro ha rotto una finestra laterale, è saltato su un bidone della spazzatura ed è entrato dalla finestra. La prima volta non ha preso nulla, ma la seconda volta puoi vederlo vagare per la casa. Tuttavia, c'è un momento in cui si blocca e puoi vederlo chiaramente, e per un breve momento potresti giurare che ci sia qualcosa di inumano nei suoi lineamenti. Sorpreso perché qualcuno lo aveva notato, fuggì rapidamente attraverso una finestra dal secondo piano. La cosa strana di tutto questo è che neanche quella volta aveva rubato nulla. Numero 15. Alcuni vedono i suoni inquietanti come prova di qualcosa di extraterrestre quando un baby monitor posseduto inizia a emettere dei suoni. D'altra parte, esiste una spiegazione razionale per cui i baby monitor potrebbero intercettare le frequenze. Le voci poco chiare ascoltate nel video possono evocare idee di entità spettrali o fenomeni paranormali. Tuttavia, alcuni sostengono anche che il baby monitor potrebbe semplicemente non funzionare correttamente. I baby monitor funzionano utilizzando le onde radio per trasmettere segnali audio o video tra il monitor e il ricevitore. A volte, questi dispositivi possono captare involontariamente altri segnali o frequenze nelle vicinanze, fenomeno noto come interferenza da radiofrequenza. Questa interferenza può manifestarsi come suono distorto o confuso, il che potrebbe spiegare gli strani rumori del video. D'altra parte, il monitor potrebbe essere davvero infestato. Oppure potrebbe essersi sintonizzato su una strana frequenza di esseri extraterrestri. A quale teoria propendi di più? Numero 14. Finora, chiunque non crede ai fantasmi potrebbe essersi scrollato di dosso luci, suoni e forme strane e inspiegabili nei baby monitor. Ma il prossimo incidente è reale al 100% e può accadere a chiunque, rendendolo ancora più terrificante. Una coppia di Houston ha avuto lo shock più grande della propria vita quando all'improvviso hanno sentito la voce di un uomo provenire dalla stanza del loro bambino. Si precipitarono nella stanza della bambina solamente per trovare la loro piccola figlia lì da sola, ma la voce dell'uomo continuava. Si poteva sentirlo pronunciare il nome e parlare con la bambina. Tuttavia, questa volta non era un fantasma dall'altra parte che comunicava con lei. È stato un vero uomo che in qualche modo è entrato nel baby monitor. Non solo poteva vedere la bambina, ma anche parlarle, rendendo la situazione piuttosto inquietante. Fortunatamente, poiché la bambina è nata sorda, non poteva sentire l'hacker che le parlava. Ma la coppia ha subito staccato il baby monitor e informato le autorità di rintracciare l'hacker. Hanno scoperto che aveva avuto accesso al baby monitor tramite la loro connessione internet. Che ci crediate o no, ci sono numerosi casi in cui gli hacker hanno violato i baby monitor per parlare o guardare i bambini. Se hai un baby monitor, assicurati di controllarlo attentamente. Numero 13. Se il tuo bambino ti dice che ci sono dei fantasmi nella tua stanza, non liquidarlo immediatamente come un balbettio infantile o il risultato di un'immaginazione iperattiva. Considera invece la spaventosa possibilità che tuo figlio stia effettivamente interagendo con gli spiriti. In questo caso, il figlio di 3 anni della famiglia avrebbe raccontato più volte ai suoi genitori dei fantasmi nella sua stanza. All'inizio i genitori non ci credevano, ma hanno deciso comunque di installare un baby monitor nella cameretta dei bambini. Mentre entrambi i genitori guardavano la telecamera, non potevano credere ai loro occhi, quando all'improvviso hanno visto una figura spettrale o una luce attorno al bambino. Entrambi i genitori sono rimasti scioccati mentre guardavano il baby monitor. Potrebbe essere un fantasma che si prende cura del bambino? Una persona cara defunta? Chissà, crederesti a un bambino se ti dicesse che c'è un fantasma nella sua stanza? Facci sapere nei commenti. Numero 12. È raro che un fantasma danneggi fisicamente le persone nel mondo reale. Normalmente non avrebbero abbastanza energia per farlo. Tuttavia, secondo i credenti nel paranormale, a volte possono esserne capaci, quando sono arrabbiati e disperati.
Questo è esattamente quello che è successo nel prossimo video, con due ragazze che giocano in soggiorno. Purtroppo si conoscono pochissime informazioni su questo video. Mentre le ragazze giocano, sembra che una di loro venga spinta a terra da una forza invisibile. I genitori hanno reagito immediatamente, ma tutti nella stanza erano confusi. La ragazza ha iniziato a piangere e la madre ha cercato di consolarla, cercando di capire cosa fosse appena successo. Inizialmente pensavano che la ragazza fosse caduta accidentalmente, ma quando hanno rivisto il filmato dalla telecamera hanno visto che la ragazza era stata misteriosamente spinta da una forza invisibile. Abbastanza inquietante, vero? Numero 11. Una nonna di nome Mackenzie è rimasta profondamente turbata dopo aver catturato un'immagine mentre monitorava la stanza di suo nipote. Sua nipote di 2 anni, Amber, avrebbe parlato più volte con un'entità invisibile durante la notte. Pertanto, Mackenzie ha deciso di posizionare una telecamera nella stanza della ragazza per vedere cosa stava succedendo. Pochi giorni dopo, ha aperto l'app della fotocamera e si è trovata di fronte una figura terrificante con un corno in testa e lunghi artigli in piedi sopra il letto di sua nipote. Mackenzie interpretò la figura come una presenza demoniaca. L'incidente inquietante è avvenuto poco prima delle 3 del mattino e la figura nell'immagine sembrava essere in una posizione scomoda, guardando in alto come se sapesse che qualcuno la stava osservando e riconoscendo la sua presenza. Spaventata dalla presunta entità malevola, la donna tentò di purificare la casa dalla sua presenza bruciando degli oli. Tuttavia, i suoi sforzi sembravano generare più attività paranormali. Come in un film dell'orrore, gli armadietti e le tende si aprivano e si chiudevano da soli e la musica iniziava a suonare in modo casuale e inspiegabile, senza alcuna ragione chiara. Numero 10. In un video agghiacciante apparso di recente, un baby monitor cattura una serie di rumori strani e inquietanti, mettendo a disagio gli spettatori. Il suono è difficile da descrivere, poiché ha una qualità inquietante e animalesca che ricorda le bambole possedute. Basta ascoltare. Come hai sentito, i suoni assomigliano a un mix tra il ringhio di un animale e il grido di un alieno. Per molti questo suono avrebbe fatto venire i brividi lungo la schiena. La persona dietro la telecamera è diventata rapidamente angosciata dai suoni inquietanti, con paura e confusione chiaramente visibili. Questo ti fa riflettere sull'origine del suono. Le speculazioni sul video si stanno scatenando, con teorie che vanno da un baby monitor malfunzionante a un intervento soprannaturale extraterrestre. Alcuni spettatori tracciano addirittura parallelismi con storie agghiaccianti di dispositivi elettronici posseduti. Butteresti via questo baby monitor sperando che risolva il problema? Oppure prenderesti in considerazione l'idea di trasferirti? Numero 9. Diversi professori di psicologia suggeriscono che l'aumento dell'ansia dei genitori riguardo alla sicurezza del loro neonato può influenzare la loro percezione delle immagini spettrali. Quando le persone sono molto vigili, la loro mente può giocare brutti scherzi, facendogli interpretare gli eventi ordinari come soprannaturali. Ad esempio, quando guardi la foto successiva, cosa vedi in questa immagine? È un demone del sonno? Oppure un fantasma? O magari è solo la tua immaginazione? Questi genitori di Los Angeles sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto delle macchie spettrali che aleggiavano intorno al loro bambino addormentato. Cosa faresti in una situazione simile? Natalie e il suo marito, che hanno visto le macchie rosa e viola sulla culla del loro bambino attraverso il baby monitor, hanno trovato difficile attribuire queste macchie al movimento. Secondo loro, anche le macchie sembravano avere vita propria. Natalie ricorda che quando notò per la prima volta le apparizioni, il suo bambino dormiva profondamente, rendendo ancora più grande il mistero che circondava l'incidente. Cosa pensi che siano questi punti? Il risultato dell'immaginazione di un genitore iperattivo o qualcosa di più oscura? Numero 8. Del prossimo video, una persona ha catturato una luce inspiegabile sul baby monitor, sospesa sopra i letti dei bambini. La luce sembrava non avere uno schema chiaro di movimento e proiettava un bagliore inquietante nella stanza altrimenti buia.
Stranamente, la luce era visibile solamente attraverso l'imitazione del baby monitor e si rimaneva sfuggente se vista di persona. Ancora più misteriosamente, la luce si ritirava anche quando i genitori tentavano di vederla con i propri occhi. Sconcertati, lasciarono la stanza e altrettanto misteriosamente la luce riapparve quando controllarono nuovamente il baby monitor. Ciò che rende la situazione ancora più inquietante è che il baby monitor era collegato a due telecamere separate in stanze diverse. La luce misteriosa si manifestava esclusivamente nella stanza dove dormivano i bambini, aleggiando sopra di loro e dondolandosi avanti e indietro. Per rendere la situazione ancora più inquietante, la persona ha condiviso che la sua amata madre era morta solamente 22 giorni prima. Prima di morire, il padre le aveva chiesto di vegliare su tutti i loro 13 nipoti e 20 pronipoti. Potrebbe essere lei? Tu cosa ne pensi? Numero 7. Maritza è una madre di 32 anni che ha avuto un'esperienza terrificante quando ha visto il volto spettrale di un bambino che la fissava attraverso il baby monitor. Poco prima aveva messo a letto il figlio di 18 mesi. Inizialmente lo liquidò come uno scherzo dei suoi occhi e cercò di ignorare l'immagine inquietante. Tuttavia, man mano che il suo disagio aumentava, non riusciva più a dormire ed era sempre più disturbata dall'avvistamento inquietante. Determinata a svelare il mistero, Maritza si armò di una torcia elettrica ed entrò silenziosamente nella stanza di suo figlio, ispezionando attentamente i suoi dintorni. Tastò intorno alla sua culla, sperando di trovare una spiegazione per il fenomeno spettrale. Tuttavia, la sua ricerca non ha prodotto risposte, lasciandola nella confusione e nella tensione. Potrebbe esserci un fantasma legato a suo figlio? Fu solo la mattina successiva che riuscì a scoprire l'incidente paranormale. Dopo aver aperto le tende e aver ispezionato il materasso di suo figlio, ha scoperto un adesivo con la faccia di un bambino sotto il letto. Si rese conto che non si era mai accorta dell'adesivo perché usava sempre un coprimaterasso, che suo marito si era dimenticato di mettere la sera prima. Questo poteva risolvere il mistero? Oppure c'è qualcos'altro di più sinistro? Numero 6. Questo incidente successivo terrificante lasciò scossi gli abitanti di Billings, nel Montana, dopo aver filmato un intruso o un fantasma sul baby monitor. L'incidente ha lasciato sconcertati i proprietari di case e le autorità locali alla ricerca di risposte. L'immagine inquietante mostra una figura che sembra fondersi con la carta da parati, con occhi inquietanti e intensamente luminosi. È un fantasma soprannaturale? Oppure semplicemente un intruso? Quando i proprietari di casa hanno scoperto l'immagine inquietante sul loro baby monitor, hanno immediatamente contattato la polizia. Tuttavia, dopo le indagini, le forze dell'ordine non hanno trovato segni di effrazione. Ciò ha reso la foto davvero inquietante, poiché la figura sembrava traslucida e aveva degli occhi luminosi e inquietanti. Alcuni hanno ipotizzato che se la figura fosse stata davvero un fantasma, questa sarebbe una delle foto paranormali più convincenti e ben catturate mai viste. L'incidente ha lasciato turbati anche i proprietari di case e la comunità locale. Circolavano voci e teorie, che andavano da storie di spiriti irrequieti a potenziali intrusi con abilità soprannaturali. Cosa pensi che abbiano catturato qui con la telecamera? Facci sapere nei commenti. Numero 5. Secondo la storia, sua madre aveva appena messo a letto il suo bambino e cercava silenziosamente di uscire dalla stanza. Ma forse ti starei chiedendo, perché sul pavimento? Beh, sfortunatamente non abbiamo la risposta ed è davvero un comportamento strano, quasi come se la donna fosse posseduta da qualcosa di soprannaturale. Potrebbe essere che qui ci sia un demone? Analizzando la situazione, vediamo una culla con il bambino, una tenda imbottita e una porta aperta nella stanza, il tutto ripreso da una telecamera di sicurezza focalizzata sulla stanza. Tuttavia, il motivo per cui la donna è inquietante con gli occhi luminosi sembra strisciare sulla schiena sul pavimento non è chiaro, ma è innegabilmente inquietante. Numero 4. Qui abbiamo un altro video in cui un baby monitor cattura dei suoni inquietanti. La persona nel video ha affermato di sentire regolarmente della musica strana provenire dal dispositivo. Ascolta tu stesso.
Nonostante i tentativi di frequenze diverse e la risoluzione dei problemi, la musica inquietante persisteva, spesso in coincidenza con il risveglio del bambino. I genitori hanno perquisito diligentemente anche la stanza, solamente per scoprire che ai giocattoli in grado di fare rumore erano state rimosse le batterie. Senza alcuna spiegazione logica, la fantasia dei genitori iniziò a vagare, chiedendosi se il loro bambino fosse un prodigio segreto del pianoforte, che nascondeva magari un pianoforte più piccolo sotto il letto. O il ragionamento più plausibile: un fantasma stava suonando della musica per il loro bambino. La causa della musica insolita potrebbe essere un'interferenza proveniente da fonti esterne, come ad esempio apparecchi elettronici vicino o onde radio. È possibile che il baby monitor riceva dei segnali da questi dispositivi e trasmetta accidentalmente i suoni attraverso gli altoparlanti. Un'altra possibilità è un difetto tecnico del baby monitor stesso. Difetti o malfunzionamenti possono causare la generazione di suoni casuali o la raccolta di segnali da fonti inaspettate. Tuttavia, la cosa strana è che anche se il baby monitor venisse accidentalmente sintonizzato sulla frequenza di un altro apparecchio, ad esempio una radio, la musica sembrerebbe provenire da una fonte in movimento. Numero 3. La pareidolia è un fenomeno psicologico, il che significa che vedi degli schemi familiari in cose casuali. Eventuali malfunzionamenti dei dispositivi potrebbero spiegare questa comparsa sul baby monitor. Detto questo, non si può negare il potere della sensazione viscerale di qualcuno che ci sia un'altra presenza in casa. Questo video proviene da una donna di nome Jade, residente a Barungarook, in Australia, che era angosciata dopo aver avuto un incontro spettrale attraverso il suo baby monitor. Viene da chiedersi se sia un fantasma o qualcos'altro. Mentre Jade guardava sua figlia Ruby dormire pacificamente, una figura oscura apparve improvvisamente sullo schermo. Stupita, Jade confermò in seguito che la porta era chiusa e che nella stanza non era presente nessun altro. Ciò che ha reso particolarmente affascinante questo incontro è stata l'apparente serenità della presenza spirituale. La figura sembrava emanare un'aura rassicurante mentre osservava il bambino addormentato. Tuttavia, Jade ha espresso la rassicurazione sul fatto che l'essere spirituale stava davvero vegliando su suo figlio. Notò anche che sembrava che la figura lo stesse accarezzando dolcemente. Nell'interpretazione di Jade, questa presenza benevola potrebbe essere un membro della famiglia deceduto, forse una nonna o una bisnonna, che assume il ruolo di badante. Numero 2. I bambini di solito dormono nelle loro culle, ma in questo caso sembra essere posseduto e si arrampica sopra la culla. Questo bambino di nome Connor è stato ripreso dalla telecamera quando la babysitter non era nella stanza. Il bambino si è arrampicato sulla ringhiera del lettino, aveva gli occhi luminosi e secondo la babysitter aveva urlato nel cuore della notte. Anche i genitori di Connor erano scioccati e non avevano idea di cosa fosse successo per far sembrare il loro figlio così posseduto. Connor riuscì a restare in equilibrio sul lato del lettino per ben 22 secondi prima di cadere all'indietro sul materasso. Molte persone nei commenti erano terrorizzate da questa scena inquietante, mentre altri l'hanno liquidata come un segno di possessione. Il pianto sentito nel video non ha fatto altro che aumentare l'atmosfera agghiacciante. Alcune persone hanno suggerito che Connor fosse trattenuto da uno spirito benevolo. Sembrava che stesse per farsi abbracciare da una presenza invisibile. Cosa pensi che abbia visto Connor? Numero 1. Se le aziende produttrici di baby monitor pubblicassero le loro fotocamere, questa bambina completamente posseduta sarebbe l'ultima foto che utilizzerebbero. Tuttavia, questa non è stata l'unica volta in cui un bambino posseduto è stato filmato dalle telecamere. In questa foto vediamo un bambino in piedi fuori dalla culla e la madre ha detto che suo figlio cantava dolcemente con un tono inquietante. Ma lo può diventare ancora di più. In questa foto vediamo un bambino dall'aspetto demoniaco, che secondo la maggior parte delle persone nei commenti sembra posseduto al 100%. Tutti, compresa sua madre, erano d'accordo nel dire che sembrava posseduto. Alcuni addirittura dissero alla madre di far ribattezzare il figlio. Hai un baby monitor e hai mai sperimentato qualcosa di paranormale con esso? Facci sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un pollice in su. Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premine uno sullo schermo o guarda il mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.